infatti anche quest'anno siamo riusciti a far giocare circa 280 ragazzi nella giornata di oggi, ovviamente grazie alla disponibilità della struttura di Valletta, che è riuscita come ogni anno a dedicarci questo spazio per poter far giocare tutti i ragazzi nelle tre categorie principali, che sono Red, quelli più piccolini, gli Orange, quelli grandicelli, e infine i Green. Siamo sempre contenti, io voglio ringraziare estremamente di cuore tutti i maestri che ogni anno vengono a darci una mano per realizzare questa manifestazione, altrimenti non riusciremo a farla, e voglio ringraziare quest'anno Latte Tiguglio e Grondona, che ci hanno dato la possibilità di poter offrire la merenda a tutti i ragazzi. Un grande appuntamento, si tocca con mano il loro entusiasmo, la gioia, la voglia di vivere il tennis come un gioco, come un grande divertimento. Assolutamente sì, come ogni anno noi cerchiamo di mettere il nostro punto fermo è quello della beneficenza, è quello di cercare di creare anche delle sinergie tra i maestri e cercare comunque vada di trovare un modo e una struttura che ci possa dare la possibilità di far giocare tutti i ragazzi in modo sì ludico, però anche dal punto di vista competitivo, in modo tale che possano comunque crescere e crescere tutti assieme. Ringrazio innanzitutto tutti i maestri, hanno dato una mano meravigliosa, in primo luogo Andrea Ferraris, ma con tutti i suoi amici, sperando che vada tutto bene, non ci piovi in testa, abbiamo avuto un'altra giornata di quelle splendide del Valenti, dove vedere tanti mini tennisti, che ricordo saranno poi i soci dei nostri circoli, è una cosa meravigliosa. Sempre nell'idea e nella memoria di Andrea e per la beneficenza all'abbraccio di Don Orione, che ormai sono più di 10 anni per il quale noi collaboriamo. Bello vedere tutta Valletta cambiata, occupata da questi bambini, tutti questi campi che rivedono protagonisti, che vedono i loro sorrisi. Abbiamo 9 campi a disposizione grazie anche alla a Rastrelli, a Grandi, a tutte le persone che ci hanno aiutato in questo senso, e sono sufficienti per far giocare i bambini un paio d'ore, che poi è la cosa più bella, che è vederli, al di là della loro bravura tennistica, vederli così entusiasti del gioco, è una cosa meravigliosa. Fortunatamente l'organizzazione ormai è rodata, è perfetta, qua Andrea guarda, è in transagonistico, e abbiamo avuto una bellissima giornata di sport, di bambini che giocano nei giochi, per i parchi, sui campi. Umberto, che è qua da stamattina, che ci dà una mano. E che dire, fossero tutte così le giornate, saremmo molto felici. Sicuramente la migliore delle prove che potevamo affrontare prima degli eventi che ci aspettano in ambito Genoa 2024, con i 2 weekend delle finali Master TPRA. Poi ci sarà il mega torneo di padel, e poi per finire col Challenger con altre sorprese in mezzo. E diciamo che è sicuramente un buon inizio. Il torneo Andrea Valenti ha come target l'aiuto all'abbraccio di Don Orione. Due parole, è bellissimo essere qui tra tanti bambini che fanno rumore, che giocano, sentite anche in sottofondo, e si divertono. Noi abbiamo dei bambini che, con uno slogan, potremmo dire che non fanno rumore, e per il fatto che non fanno rumore abbiamo bisogno di farli sentire la loro voce e di aiutarli. Lo slogan di quest'anno è: aiutiamo i bambini che non fanno rumore, che sono invisibili e che hanno bisogno di noi. Tanta gioia, tanto schiamazzo e gioia e bello, e noi dobbiamo trasportare questa gioia anche a loro. Messaggio di oggi.